Benvenuti a questo nuovo tutorial che costituisce la terza e molto probabilmente ultima parte della serie o saga, come vogliamo chiamarla, intitolata Come registro i miei video. Ecco, chi segue il mio canale avrà già avuto modo di vedere altri due video con questo titolo da quando ho installato il nuovo sistema operativo Ubuntu 12.04. Questo perché, passando dal vecchio 10.04, ho dovuto cambiare, diciamo così, le mie abitudini di registrazione dei video come quello che state seguendo attualmente in questo momento. Per prima cosa ho dovuto scegliere al posto del comando di terminale, che non mi ha dato risultati soddisfacenti, ho dovuto scegliere uno di quei programmi che permettono appunto di registrare il video come Kazam, Record My Desktop e questi qua. Ho scelto, come già spiegato in video precedenti, appunto, Eidete. Vedete qua che sta andando in questo momento, sta registrando il presente video. Ecco, fin qui tutto bene, se non che lo avrete notato probabilmente negli ultimi 2 o 3 video che ho caricato sul mio canale, che ci sono degli, quelli che io chiamo gli artefatti. Ecco, quando sul desktop vengono richiamati, per esempio, i menu, questi menu dal pannello, qui qualsiasi menu, e quando viene richiamato l'utilità add, questa che appare qui in alto a sinistra, quindi si sovrappone questo menu trasparente che dà varie opzioni, si sovrappone come la dash di Unity, ecco, si sovrappone in trasparenza. E anche la dash stessa, registrando i video, appunto negli ultimi 2 o 3 video, avrete notato che non è per niente stabile la registrazione video. Mentre io sto registrando adesso, in questo momento, vedo tutto normalissimo. Poi, riguardando il video registrato, mi sono accorto appunto che con qualsiasi strumento, ma anche con un comando terminale, avevo sempre questi difetti. Quindi facendo apparire la dash faceva dei flash praticamente, molto fastidiosi per la vista, per l'occhio, perché non si riesce a concentrarsi su quello che si vede, perché continuava a sparire, andare, venire, a fare proprio degli artefatti a video. Ecco, cosa fare? Questa era l'unica cosa appunto che prima con Ubuntu 10.04 non c'erano mai avuto questo problema. Allora, per cercare di capire da cosa sono provocati questi artefatti, che era poi l'unico problema difetto nella registrazione video nuova maniera, ho provato, così ho avuto un'idea, un'intuizione, ho provato a dire: ma visto che adesso sono presenti e a quanto si dice in rete, nelle notizie in rete, i driver per le schede grafiche Nvidia, quindi i driver open source del progetto Nouveau, sono presenti e giunti a uno stadio utilizzabile, perlomeno utilizzabile. Sono ancora giovani, ma sono giunti a uno stadio utilizzabile. Allora mi sono detto, visto che in genere Ubuntu, quando si installa a nuovo da zero, come ho fatto io, predilige installare e attivare i driver proprietari di Nvidia, cioè il pacchetto che la ditta delle schede grafiche fornisce per Linux, e in effetti anche nel mio caso, alla fine dell'installazione, ho trovato che i driver proprietari erano installati e attivati. Ecco, allora mi sono detto, facciamo una prova. Disattiviamo questi driver. Quindi disinstallo quelli proprietari in modo da rendere operativi quelli open source e vediamo cosa succede la prima volta che provavo questa operazione. Ecco, per gli interessati a notizie un po' più tecniche o per quelli un po' più addentro in queste cose di driver grafici e di schede grafiche, ho messo qui, e poi metterò anche nei commenti, un paio di link proprio del progetto Nouveau. Vedete che fa parte dell'insieme freedesktop.org, Nouveau freedesktop.org. Qui avete un paio di link informativi per
più in dettaglio su questo progetto di driver, appunto, ripeto, liberi e open source, che fanno, tra virgolette, concorrenza ai driver proprietari che Nvidia ha sempre prodotto per Linux, anche diciamo una qualità discretamente buona. Però purtroppo Nvidia finora, fino ad oggi, non ha mai rilasciato le caratteristiche tecniche delle sue schede video e quindi è partito a un certo punto questo progetto Nouveau che, con quello che si dice in gergo reverse engineering, tenta, prova, e a quanto pare ci sta riuscendo egregiamente, di ricostruire dei driver con codice libero usando appunto delle schede Nvidia senza avere però le caratteristiche tecniche di partenza. Quindi tornando indietro, diciamo, partendo da una scheda, si costruisce del software e si vede se funziona, se non funziona, si va avanti così, passo passo, a ricostruire il funzionamento e a recuperare le funzionalità delle varie schede man mano. Ecco. Vabbè, questa è un'introduzione un po' tecnica, però ci voleva per capire in che ambito mi sto muovendo. Quindi, riassumendo, io ho un PC, anzi ne ho due, ma poi parlerò dell'altro PC più avanti. Il mio PC e entrambi, scusate, i miei PC hanno schede marca Nvidia e questo video vale, quello che dico in questo video vale esclusivamente per schede Nvidia. Io non ho altre marche di schede, quindi non so se ci sono progetti paragonabili a questo progetto Nouveau. Quindi io mi concentro su quello che ho a disposizione, che posso provare quindi a raccontarvi. Quindi anche se anche voi avete schede Nvidia potete seguirlo, se avete AMD o altri tipi di schede, VIA o altre marche, non fa il caso vostro. Ecco, allora, in buona sostanza, riprendendo il discorso, io che cosa ho fatto? Sono acceduto alle impostazioni di sistema, come scrivo qua. Sono acceduto alle impostazioni di sistema che io ho già qui aperte, che sono, eccole qua, impostazioni di sistema, aprite le vostre impostazioni di sistema che sono qua, impostazioni di sistema qua in alto. Si apre questa finestra che immagino conosciate e scegliete questo. Cliccate qui su questa icona, driver aggiuntivi. Ok? Dopo un po' vi esce quest'altra finestra intitolata driver aggiuntivi e qui, se sul vostro PC è il caso che siano necessari dei driver aggiuntivi proprietari, qui si parla per driver aggiuntivi si intende proprietari, cioè non a codice open source libero, ma fornito dai fabbricanti del singolo pezzo hardware del vostro PC. Ecco, nel mio caso, vabbè, c'è una scheda per il digital video, per le trasmissioni digitali terrestri che è attivo. Vedete, per esempio, il pallino verde vuol dire che questo driver è attivo, cioè io l'ho installato e attivato. Altri driver elencati, concentriamoci solo su questo raccomandato, appunto il famoso oggetto di questo video, driver grafici accelerati Nvidia versione corrente raccomandato. Ecco, vedete che però è spento pallino grigio qui e pallino grigio qui. Quindi io mi sono acceduto a questa finestra. Ovviamente dall'installazione a nuovo del sistema operativo qui il pallino era verde perché Ubuntu nell'installazione per difetto li attiva già. E allora io li ho disattivati, quindi ho selezionato qui come fosse questo, prendiamo questo esempio che è verde, così capite cosa si deve fare. Seleziono la voce che voglio disattivare, qui è verde, qui faccio rimuovi, viene chiesta la password e lui disinstalla i driver corrispondenti. Stessa cosa ho fatto con questi, i driver della scheda grafica. Qui era verde, invece di attiva c'era scritto rimuovi e ho fatto la stessa cosa. Chiaramente se volete reinstallarli per continuare ad utilizzarli, dovete fare il contrario, cioè come se io volessi riattivarli in questo momento, li riseleziono e schiaccio attiva. Ecco, questo è quanto. Poi alla fine basta riavviare il PC e entreranno in gioco i driver liberi, quindi open source, nel mio caso Nvidia, quindi del progetto Nouveau. Allora chiudiamo questa finestra che al momento non ci serve.
i driver nuovo. Quindi io ho fatto questa semplicissima operazione e poi ho riavviato il PC per avere i driver attivi, però per assicurare che dovrebbero già essere comunque installati, ma preventivamente, prima di fare quello che vi ho appena mostrato, è opportuno che verifichiate che effettivamente siano già installati. Ripeto, devono già essere installati perché i driver liberi comunque vengono installati da Ubuntu. Però, piuttosto che piangere dopo che magari il PC non vi parte più la parte grafica, è meglio verificare prima. Allora, cosa si fa? Per una verifica preventiva, aprire USC, che poi, vabbè, l'Ubuntu Software Center, che è questo, e fare un paio di ricerche. Quindi cerchiamo la parola nuovo. Quindi io ho già aperto qui sotto l'Ubuntu Software Center, scrivo nuovo e vedete che dovete trovarvi i pacchetti seguenti. Quindi cercate nuovo e poi verificate che ci sia installato questo X-Server Org Video Nuovo. Voilà. X-Server Org Video Nouveau, vedete che c'è, perfetto. Poi libdrm Nouveau 1A, sono nomi strani, ma prendeteli così, tale quale. Quindi a livello di Ubuntu Ultima 12.04 i nomi sono questi. Vedete qui libdrm Nouveau 1A, e siamo a posto. E poi ecco gli altri due pacchetti, li vedete se cercate libgl1. Quindi invece di Nouveau qui mettiamo libgl1 mostra elementi tecnici. Ecco, allora libgl1 mesa DRI e mesa GLX. Ecco qui il GLX lo vedo e il DRI lo vedo. Ecco, questo insieme di pacchetti installati, ed è col listino verde, questo ormai lo sapete. Ecco, questo insieme di pacchetti compongono questi pacchetti, appunto, i driver liberi open source per le schede grafiche Nvidia. Se avete questo, e adesso posso anche chiudere l'Ubuntu Software Center perché non ci serve più, se avete questi pacchetti, quindi verifica preventiva, potete fare quello che vi ho fatto vedere un attimo fa, cioè aprire i driver aggiuntivi e rimuovere i driver proprietari e far partire il PC e vedere cosa succede. Ecco, qui ho messo in evidenza una frase. Mi raccomando, se state seguendo questo video, non interrompete adesso, andare a correre curiosi di installare i driver prima di aver aspettato l'ultima parte di questo video. Quindi prima di agire, però aspettare l'ultima parte e capirete perché. Tanto andiamo avanti. Avrete già capito naturalmente che in questo momento sto registrando e vedete il mio desktop, il mio PC che sta funzionando con i driver liberi e non più quelli proprietari. Questo l'avete visto nella finestra driver aggiuntivi, che i driver proprietari erano spenti, disinstallati, rimossi, e vedete che sta funzionando. Quindi sto usando in questo momento i driver liberi. Allora, il PC che sto usando adesso è un HP vecchio di 4 anni, i driver funzionano egregiamente, infatti sono soddisfatto del loro funzionamento, vedete che funzionano e stanno funzionando bene. Una nota qui: dovesse Nvidia rilasciare una versione giudicata buona e senza difetti, e questo sarà dura perché, come avete visto dagli artefatti degli ultimi video, in realtà i driver Nvidia sono, sì, bisogna ammetterlo, di buona qualità, ma non sono tutt'altro che perfetti. Hanno dei difetti qua e là, non vanno tanto d'accordo con Compiz Unity e magari anche in altri ambienti, non so come si comportano, però in determinate circostanze sono buoni, per dire, sono un buon prodotto per Linux. Bisogna dire che Nvidia si impegna da questo punto di vista, sarebbe ingiusto dire il contrario, ma purtroppo non sono perfetti. E il problema dei driver proprietari che sono appunto proprietari, cioè bisogna aspettare, tra virgolette, i comodi della ditta, dell'azienda fornitrice, che risolva eventuali problemi segnalati. Uno su tutti, per esempio, se avete seguito un po' in rete gli istanti dopo il rilascio dell'ultimo Ubuntu, avrete visto che sono state aperte immediatamente delle segnalazioni di problemi per la versione dei driver Nvidia con i quali viene consegnata questo Ubuntu, perché hanno un difetto.
riconosciuto da Nvidia stessa, ha già rilasciato una versione successiva per correggere almeno quel difetto, ma ce ne sono altri da correggere, come certi comportamenti grafici, appunto, quando si registrano i video. Quindi, ok, io ho messo questa frase: dovesse Nvidia rilasciare una versione bomba dei suoi driver, potrei eventualmente tornare, perlomeno tornare indietro a provarli, giusto per il dovere di cronaca. Ma per ora non ho nessun motivo, come scrivo qui, non ho nessun motivo concreto di tornare ad usare driver chiusi e proprietari. Qui vedrete poi dove elenco i vantaggi e il perché. Ecco, dopo qualche giorno di utilizzo, dire la verità, questi appunti li ho presi qualche giorno fa o qualche settimana fa, in realtà sono già un paio di settimane che sto usando i driver aperti, liberi, e ho constatato appunto quanto segue. Vantaggi: nessun blocco dell'interfaccia, che è sempre bella fluida. Ho anche aperto diversi programmi proprio che sfruttano la grafica, come vedete dai nomi: GIMP, Imagine, Inkscape, grafica vettoriale, Blender addirittura, grafica 3D, LibreOffice che è abbastanza pesante, il Chromium stesso, compagine video, Audacity per l'audio, OpenShot, editor video, ma Unity con Compiz ha continuato a funzionare egregiamente. Quindi i driver liberi già adesso, che sono, ripeto, giovanissimi, iniziano ad essere utilizzabili adesso, danno delle buone prestazioni, stabili, ecco. Non ho mai avuto un problema. Con i driver proprietari Nvidia, ogni tanto, magari facendo anche solo uno switch così, uno switch delle finestre così, capita magari un piccolo blocco momentaneo per poi sbloccarsi immediatamente. Qui è veramente molto fluido, quindi un vantaggio non indifferente nella stabilità e nel piacere di utilizzo del desktop. Poi, gestione completa nelle impostazioni del monitor e non con tool Nvidia a parte. Ecco, quando voi usate i driver grafici proprietari di Nvidia, per gestire le caratteristiche, gestirne le caratteristiche, avete bisogno di un programma a parte che viene installato assieme ai driver e quindi dovete richiamare quello a parte. In realtà, adesso con i driver liberi non c'è più bisogno di quel programma a parte in più, perché tutto è gestito qui nelle impostazioni di sistema sotto l'icona monitor. Se io schiaccio monitor, vedete che qui esce, vabbè, portatile. Ecco qua, vedete tutto qui. Per tutto qui cosa intendo? La risoluzione, ma quella c'era anche prima, l'eventuale rotazione, che addirittura io potrei girarmi completamente sotto sopra il video. E questo è possibile farlo qui, con i driver proprietari bisogna andare nel programma a parte. Posizione del launcher, vabbè, questa è una cosa a parte. Ecco, tutte le opzioni che hanno un senso di gestione del monitor sono raggruppate qui, non c'è più bisogno di pensare e dire devo andare in un programma a parte, quindi tutto molto più integrato nel sistema. Poi, niente più artefatti nella registrazione dei video con l'uso di menu del pannello, dash, HUD, video internet a pieno schermo. Ecco, se avete presente o se avete guardato il mio video dove parlavo dei colori innaturali dei video flash su YouTube visti nel browser internet, nel navigatore internet, avete visto che quando ingrandivo a pieno schermo era una cosa orrenda, continuava a fare flashare, andare via, venire, andare via i flash, una cosa quasi inguardabile. Ecco, adesso questo non capita più. Possiamo chiudere anche questo. Adesso questo non capita più. Avete visto forse all'inizio di questo video che ho tranquillamente aperto i menu e restano lì stabilissimi come li sto vedendo io adesso, anche durante la registrazione. Quindi vedete, niente più artefatti, niente più difetti, nessun, assolutamente nessun difetto riscontrato finora con i driver liberi, eccezionali, stabili, la grafica Unity o non Unity è perfetto. Ecco, anche con la dash che l'ho già aperta prima, ve lo posso solo rifare un attimo giusto per mostrarvi come sia stabile. Ecco, io posso aprire anche qui, vedete,
posso scorrere e sicuramente quello che sto vedendo io, che è normalissimo, lo vedete anche voi nel video registrato, mentre prima era praticamente impossibile, sarebbe sparita, tornata, flash che fanno quasi vomitare con i driver proprietari. Qui non capita nulla, è tutto a posto, perfetto. Voilà, vedete? Ecco. E questo è forse, diciamo, visto che il tutto è partito da come registro i miei video, questo vantaggio è proprio stato quello che mi ha fatto decidere definitivamente per tenere i driver liberi, cioè proprio veramente il vantaggio più grosso, visto che l'ambito era quello di registrare i video, è questo. Ma naturalmente anche gli altri vantaggi fanno parte, di questa mia decisione, perché effettivamente, diciamolo pure, con i driver liberi, se funzionano sul vostro PC, è un'altra vita rispetto a quelli proprietari. Meno memoria di sistema usata. Ecco, ho constatato così, questo è, diciamo così, empiricamente, che con i driver proprietari la memoria base a PC appena partito era un tot, adesso non chiedetemi quanto, ma comunque una certa misura di megabyte o gigabyte, e invece con i driver, liberi è un po' meno, quindi sono meno esosi di risorse. E Compiz, come ho già avuto modo di dire, funziona meglio e sembra sollecitare leggermente meno il sistema, cioè la CPU con Compiz attivo, con i driver proprietari, era sempre un po' più sollecitato. Ecco, qui è empirico, però l'ho constatato così a occhio, diciamo, al momento del cambiamento verso i driver liberi, ho constatato che Compiz, anche lui, un po' come la memoria meno usata, anche Compiz non granché, però sollecita un po' meno il sistema di prima, il che non è male, e non ho più visto appunto artefatti come le finestre bianche dopo che sono state messe icone o rotolate. Ecco, se io arrotolo la finestra, poi la srotolo, vedete che il contenuto lo vediamo. Ecco, con i driver proprietari, diciamo 8 volte su 10, se io arrotolo e srotolo, vedevo tutto bianco, dovevo smuovere la finestra o leggermente modificarne le dimensioni per far tornare il contenuto. Un difetto di refresh dei driver proprietari che i driver, liberi non hanno, quindi è perfetto. Lo stesso difetto se io metto icona alla finestra e la ristabilisco così, alla sua dimensione normale, qui con i driver proprietari una volta su due, se non due su due, era bianca, mentre qui vedete che non capita mai, posso farlo quante volte voglio e mi resta sempre com'era, col suo bel contenuto, visualizzato. Ecco. Poi questo, l'ultimo, ho voluto metterlo fra i vantaggi, anche se non è, diciamo, proprio un vero vantaggio, perché c'è anche con i driver proprietari questo, cioè non è una cosa in più, ma una cosa alla pari. Ecco, quindi l'accelerazione grafica nelle macchine virtuali con VirtualBox continua a funzionare. Cos'è l'accelerazione grafica? Velocemente, ecco, nelle macchine virtuali potete attivare l'opzione 3D, e la macchina virtuale riesce a sfruttare, l'impianto dell'accelerazione grafica, quindi quello che vi permette questi effetti grafici come Compiz, anche nelle macchine virtuali. Ecco. Cosa significa questo? Che con i driver proprietari Nvidia bisogna installare, le guest addition ogni volta che cambiava la versione di kernel, ogni volta che cambiava la versione di VirtualBox, eccetera, eccetera. Qui non è diversa la cosa, ma la cosa notevole, ed ecco perché l'ho messo comunque fra i vantaggi, ho voluto citarlo, ad onore, per fare onore al lavoro delle persone che lavorano in questo progetto di driver liberi, è che malgrado che siano così giovani e che diano già, possibilità di usare il desktop 3D, quindi Unity 3D, funzionano addirittura anche attraverso una macchina virtuale, malgrado appunto la loro giovinezza, e quindi che non sono perfetti, ma funzionano già e sono già stabili anche in questo ambito. Ho voluto metterlo proprio perché è notevole questo. Sono tutte rose e fiori, punto di domanda. Risposta no, punto. No, perché ci sono anche degli svantaggi, naturalmente. Questi driver, ripeto ancora l'ennesima volta, sono giovani. Giovani vuol dire, e il lavoro è duro per andare in reverse engineering, che recuperare le funzionalità di n modelli di schede grafiche ad uno, provare funziona sì no, quindi andare un po' empiricamente a ricostruire il funzionamento di un driver quando appunto la ditta,
proprietaria non rilascia, non molla le caratteristiche tecniche per potersi costruire un driver. Bisogna andare a indovinare, a scoprire. Ecco, e appunto, malgrado che funzionino, sono comunque da un po' meno a decisamente meno performanti dei corrispettivi driver proprietari. Dove ci si accorge di questo? Giocando con il PC tipicamente. In gioco sfrutta appieno una scheda grafica e tipicamente ci se ne accorge se si vuole giocare, cioè con questi driver liberi pochissimi giochi credo siano già utilizzabili con i driver liberi e bisogna proprio mettere quelli proprietari se si vuole giocare. Io non ho mai giocato con il PC, quindi praticamente non me ne accorgo e questo per me di fatto non è uno svantaggio, però per onestà di cronaca io lo devo mettere fra i punti degli svantaggi. Lo metto anche se non mi tocca personalmente. Poi alla partenza del PC anche questo lo metto proprio per dovere di cronaca. Non vedo la classica animazione di Ubuntu, avete presente? Melanzana, il violetto lì, quello che io chiamo colore melanzana, con la scritta Ubuntu e i puntini sotto che diventano bianchi e violetti finché il PC non parte. Ecco, quella io nel mio caso, sul mio PC, non la vedo più. Vedo solo delle rigacce all'inizio che potrebbe spaventare un attimo. Infatti, la prima volta che ho fatto il reboot del PC dico: ahi, qui mi si bloccherà tutto. Invece no, ha solo delle rigacce lì, poi in realtà appare la schermata di login e tutto funziona tranquillamente. Quindi anche questo decisamente poco importante come svantaggio, per non dire nullo. Ero in dubbio se citarlo perché è veramente una stupidata questa, non è. Chi se ne frega dell'animazione iniziale, ecco, mettiamola così. Ultimo difetto, svantaggio o effetto collaterale, come l'ho chiamato qui, e questo è veramente quello forse più problematico, tra virgolette, col quale io devo fare fronte volendo usare i driver liberi. Ripeto, sul mio PC, come dico qui, sul mio PC, perché non è detto che capiti ad altri, perché altri avranno altri modelli di schede grafiche Nvidia, altri PC più giovani, quasi, magari capita solo a me questa cosa e a nessun altro, io non lo so. Comunque io posso testimoniare quello che succede a me e io vi testimonio quello che succede a me, altri potranno mettere nei commenti cosa succede e non succede a loro. Comunque, questo qui è quello che io considero veramente lo svantaggio che mi tocca di più. Gli altri praticamente per me sono indifferenti. Questo è l'unico svantaggio, è vero, che ho trovato, e cioè un refresh ritardato quando si sta lavorando in una finestra di un applicativo. Ecco, il primo applicativo è Nautilus, quindi il file manager, del quale mi sono accorto per quello che lo cito specificatamente, ma anche altri programmi come il browser internet o altri programmi hanno evidenziato questo problema. Adesso, visto che con i driver proprietari Nvidia non ho questo problema, deduzione ovvia, è un problema dei driver open source che non sono ancora all'altezza per fare questa operazione o hanno un difetto che non permette bene questa operazione. Comunque, cosa intendo? Ve lo posso forse mostrare aprendo appunto una finestra di Nautilus. Ecco, se io apro Nautilus, vedete che appare rapidamente, no? Questa è la mia home e appare rapidamente. Il problema cos'è? È che se io voglio andare in una sottocartella, ci può anche mettere più di 10 secondi se non faccio una certa operazione. Ecco, è come se, ecco, provo a entrare qui in questa cartella, vedete? Vedete a occhio che questura doveva già essere aperta da un pezzo questa cartella. Diventa addirittura grigia la finestra come se fosse occupata. Ecco, questo è un problema dei driver liberi sicuramente. Ma cosa succede? Ho scoperto qua, proprio per caso, che se sposto il mouse fuori dall'area della finestra, immediatamente reagisce la finestra. Oppure, se la finestra è massimizzata, non ho la possibilità di uscire dalla finestra, basta che vado sulla barra del titolo. Avete visto? Lo rifaccio, vedete, lento, non reagisce, vado sulla barra del titolo, immediatamente reagisce. Io non me lo so spiegare a livello tecnico, posso solo spiegarmelo a livello pratico di deduzione empirica. C'è qualcosa con il refresh delle finestre che appaiono sul desktop, con il rinfresco, insomma l'attualizzazione del contenuto delle finestre, che ogni tanto, non sempre,
ogni tanto purtroppo ha questo difetto, quindi a me basta muovere il mouse o fuori o sulla barra del titolo per ottenere la stessa prestazione che con i driver proprietari. Purtroppo, e questa è veramente una cosa, io l'ho messo curioso, può sembrare anche poco pratico, in effetti non è una situazione normale di utilizzo del desktop, dove io devo muovere il mouse o qui o fuori per ottenere qualcosa velocemente. E non è neanche che non risponda. Vado su e un attimo è fatto. Però, malgrado ciò, io ho deciso, visto che questi driver sicuramente non peggioreranno, ma possono solo migliorare col tempo, ho deciso al momento, ripeto, finché non c'è l'alternativa migliore dei driver proprietari, ho deciso di rimanere con questi open source, anche perché il difetto che vi ho fatto vedere così eclatante in Nautilus e in altri programmi, per me è sopportabile. Ecco, finora non è che avendo questo difetto mi sono detto accidenti, no, adesso torno a quelli proprietari di Drive perché non ne posso più, anzi, per il momento ci convivo benissimo. Se voi non siete d'accordo e volete tenervi i Drive proprietari, per carità, vi posso capire benissimo. Questo non è un desktop perfetto, se devo agire in qualche modo per avere un semplice refresh di una finestra, questo vi posso capire. Per me, io sto usando da qualche settimana questi driver, non è che ci sono morto con questo difetto, non è che mi sono fatto venire i nervi a fior di pelle per questo difetto. Ecco, normalmente poi ci si lavora normale nelle finestre, non ci si accorge. Ognuno prende le sue decisioni e non è detto appunto che altri di voi, nella vostra situazione con il vostro modello di scheda grafica, abbiate poi lo stesso difetto, anzi. In rete non ho trovato notizie particolari su un difetto di questo tipo, magari sono solo io che ce l'ho. Voilà. A conclusione di questo video, vi voglio comunque rendere attenti di una cosa, ed è quella che ho citato qua prima. Quando vi ho mostrato come attivare i driver liberi invece di quelli proprietari, vi ho messo in evidenza una frase. Aspettate la fine di questo video prima di fare qualsiasi cosa. E nella fine ho messo un bel titolino qua in evidenza. Attenzione, attenzione a cosa? Questi driver al momento non funzionano per tutte le schede Nvidia e potrebbe succedere che al prossimo riavvio l'interfaccia grafica non parta più o sia molto instabile. Attenzione quindi, se decidete di seguire le mie istruzioni che ho dato in precedenza, all'inizio di questo video, la responsabilità è vostra di quello che succede sul vostro PC. Non venite a dirmi che io vi ho consigliato cose cattive, non è così. Per usare i driver liberi dovete fare quello che vi ho mostrato ed è una scelta vostra allo stato corrente perché i driver liberi non sono garantiti che funzionino. Da nessuna parte c'è scritto questi driver garantito che funzioni col vostro PC, ma potete almeno darci un'occhiata e provarli. A me, per esempio, vi ho detto all'inizio che ho due PC e in effetti su questo PC che sto usando adesso funzionano benissimo. Ma sull'altro PC che è vecchio di 6 anni, ha una scheda quindi ancora più vecchia, l'interfaccia grafica, io ci ho provato anche su quello naturalmente, ma l'interfaccia grafica purtroppo continua a bloccarsi, si congela dopo pochi clic, è inutilizzabile. Quindi su questo PC vecchio di 6 anni io sono costretto a tenermi i driver proprietari che sono gli unici che funzionano bene. Questi nuovi open source non c'è verso. Se anche voi vi doveste trovare in questa situazione, sarebbe difficile rientrare nell'interfaccia grafica per reinstallarvi i driver proprietari con la finestra dei driver aggiuntivi che ho mostrato nelle impostazioni qua di sistema. Come fate se vi si blocca l'interfaccia? È difficile, non ce la fate, dovete sempre sperare che non vi si blocchi, ma sicuramente in un paio di clic vi si blocca, almeno a me è successo così. Allora, qui c'è il metodo per tornare indietro senza aver bisogno di
avviare tutto il PC e tutto il desktop grafico che, come detto, vi si può bloccare. Ecco, quindi ripeto, perché non lo dirò mai abbastanza, è responsabilità vostra se volete, avete curiosità di provare i driver liberi. Non è detto che funzioni sul vostro PC, lo ripeto, ma se malgrado i miei avvisi e i miei vari attenzione volete provare, appunto è responsabilità vostra il risultato che otterrete. Qualora vi trovaste in difficoltà, comunque qui in quattro semplici passi vi dico cosa fare e ve lo riporterò poi nel commento del video. Quindi spegnete il PC, se constatate che non vi funziona più bene, spegnete il PC, riavviatelo e aspettate almeno la schermata di login, che lì in un modo o nell'altro ci arriva. Potrebbe congelarsi anche quella, ma se non toccate il mouse né niente, ecco, non muovete il mouse, in genere con la tastiera riuscite ad agire almeno, eh? Se dovesse bloccarsi proprio una volta, almeno forzate lo spegnimento e riaccendete in un paio di tentativi, ce la fate. Ecco, arrivate alla schermata di login, non fate nient'altro che premere la combinazione di tasti CTRL più ALT più F1 e questo vi fa accedere a una console da terminale, cioè al terminale praticamente. Questo è il terminale in ambiente grafico. Quando schiacciate CTRL ALT F1 arrivate a un terminale a schermo pieno, nero completamente, perché quello è proprio un vero terminale che non vi chiede l'interfaccia grafica, ma è veramente il terminale, tutto così a caratteri, nero, non spaventatevi, quindi nota che siete lì, potete fare normalmente la vostra login da lì, dal terminale, con nome utente, attenzione, password, perché la login grafica, il nome utente lo tiene già lui, dovete mettere solo la password. Qui nel terminale dovete mettere dapprima il nome utente e poi la vostra password. Normalissimo. Una volta che siete entrati, date questo comando per reinstallare i driver proprietari, quindi per ripristinare la situazione di partenza. Esattamente questo. Fate copia e incolla di questo, vi chiederà la vostra password di root, di amministratore, e aspettate che installi i driver. Una volta che leggete appunto nel terminale che questo pacchetto NVIDIA driver proprietari sono installati, date un ultimo comando, questo qua, enter, reboot, quindi reboot vuol dire riavvio, vi si riavvierà il PC ed essendo questa volta presenti i driver proprietari, ne prendono il sopravvento su quelli liberi che sono comunque rimangono comunque installati sul vostro PC, quindi questi riprenderanno il sopravvento e il vostro PC ripartirà come prima. Ecco, quindi siete di nuovo operativi come prima di fare questa prova. Ecco, mi raccomando, attenzione, seguite questa piccola guida se siete in difficoltà, ma il mio consiglio, malgrado che sia una vostra decisione, se siete coraggiosi abbastanza per provare o no, il mio consiglio è provateli, perché una volta che provate come sono stabili e fluidi i driver open source, probabilmente come me, malgrado qualche difetto qua e là e svantaggetto qua e là, sarete tentati di tenerli anche voi, di abbandonare quelli proprietari. Questa è una garanzia se funziona. Se non funziona, pazienza, come me sul PC vecchio. Più vecchio, mi terrò i driver proprietari. Ecco, questo era tutto per questa terza puntata di come registro i miei video. Dovrebbe, ripeto, essere l'ultima perché ormai ho sciolto ogni dubbio e ogni problema. Adesso i video li posso di nuovo registrare in qualità perfetta, sia audio che video, e quindi io sono soddisfatto della mia situazione. Così spero magari che qualcuno di voi che voglia provare questi driver open source sia soddisfatto poi anche lui della scelta fatta. Vi ringrazio come sempre dell'ascolto, alla prossima, ciao ciao!